Oggi vediamo quest'ultimo argomento del capitolo 7 che è intitolato Trasmissione del calore. Se ricordate ragazzi, sul calore abbiamo detto praticamente tutto. Abbiamo dato la definizione, no? È una forma di energia. Abbiamo detto quando si manifesta. Si manifesta quando tra due corpi o due sistemi c'è una differenza di temperatura. Perché se non c'è differenza di temperatura, se i corpi stanno alla stessa temperatura, messi in contatto termico, non succede nulla, non avviene nessuno scambio di calore. Invece, ricordate la legge fondamentale della calorimetria, dice che proprio quel calore ceduto o assorbito è dato da mc delta t, la massa del corpo, il calore specifico, ma la cosa importante appunto che volevo sottolineare adesso, il delta t, cioè variazione di temperatura. Se non c'è variazione di temperatura non c'è scambio di calore, cioè non significa che il corpo non abbia potenzialmente calore, ok? Però come dire, il calore che ha se lo tiene, quella forma di energia sta lì, cioè se la non è manifestata. Invece quando è messo in contatto termico con un corpo a temperatura minore inizia a cedere e quell'altro ovviamente inizia ad assorbire. Ci manca quindi in questa trattazione, perché quindi l'abbiamo definita, abbiamo quantificata con la legge fondamentale, ci manca un ultimo passo, e cioè come può avvenire, va bene, proprio il materialmente, come può avvenire la trasmissione del calore. Ci sono sostanzialmente, perché poi ce n'è qualcun altro, proprio casi particolarissimi, ma ci sono sostanzialmente tre modi. Il primo, la conduzione. Poi c'è la convezione. E poi l'irraggiamento. Va bene? Quindi tre sono i modi che sostanzialmente abbiamo per trasmettere il calore. Iniziamo dal primo. E per farlo vediamo proprio un esempio. Almeno uno ricorda, diciamo, dall'esempio pratico, poi ritornare invece al fatto generale. Voglio fare l'esempio del radiatore del termosifone, perché questo tipo di, diciamo, di dispositivo, chiamiamolo così, in realtà ci permette di descrivere i primi due modi per trasmettere il calore, sia la conduzione che la convezione. Però iniziamo dal primo, la conduzione. Come funziona un radiatore? Come funzionano i termosifoni di casa nostra? C'è una caldaia che riscalda dell'acqua, è un circuito chiuso, no? Quell'acqua non, infatti, tranne che vabbè, non c'è una qualche piccola perdita, ma quell'acqua gira, diciamo, tra, perché non c'è bisogno di appunto farla uscire. Viene riscaldata in quel circuito, solitamente pure ben isolato, no? Nelle tubature, proprio per non disperdere il calore quando non serve. Il tubo che sta nel muro, io non voglio che disperda calore, non deve riscaldare il muro, deve riscaldare l'ambiente, quindi deve arrivare, scusate, il più possibile caldo, quell'acqua calda, al radiatore. Quindi quell'acqua, dicevo, viene messa con una pompa, banalmente, viene messa in circolo, viene spinta, e quindi in questo circuito chiuso si riscalda. Chiaramente l'acqua quando ritorna ripassa dalla caldaia che la ririscalda, no? Perché è chiaro che nel cedere calore quando arriva al radiatore un po' si raffredda, no? Quindi quando ritorna viene ririscaldata fino, che ne so, a 80 gradi, 90 gradi, quello che sia, e viene rimessa lì. L'acqua quando passa nel radiatore, perché il radiatore c'ha dentro un circuito come avesse una serpentina, no? Quindi dentro, per capirci, è tutto vuoto, va? Però fatto con, immaginate, dei canali, per capirci.
Quando arriva nel radiatore, l'acqua è in contatto proprio. Come un po' come ricordate gli esempi, due bacchette di metallo messe in contatto termico. Ok, quello anche è un esempio di conduzione. Quindi l'acqua per conduzione riscalda quel metallo che può essere o alluminio o ghisa solitamente, così sono fatti i radiatori dei termosifoni. Quindi va a riscaldare quel metallo, ok? Il modo con cui viene riscaldato è per conduzione, cioè proprio in quel caso proprio ci passa attraverso, ma quando c'è un contatto termico, diciamo diretto, come in questo caso, c'è la trasmissione di calore per conduzione. Va bene? Adesso vediamo cosa avviene esternamente a quel radiatore per arrivare all'altro tipo di trasmissione, la convezione. Non so se avete mai sentito parlare dei moti convettivi. Praticamente che cosa fa quella? Il radiatore quando sta in una stanza che deve fare? Deve riscaldare l'aria, che quello è il mezzo che c'è in questa stanza, che c'è a casa noi, l'aria. Se l'aria è riscaldata, noi l'aria a sua volta no, ci trasmette calore, quindi anche lì c'è un Scusa, passaggio. Sì. perché il radiatore della macchina ha l'effetto contrario? Quello serve per raffreddare. Cioè si chiama sempre radiatore, però è un sistema in cui il liquido che diciamo scorre dentro serve a raffreddare la temperatura del motore. Se no il motore ogni volta che facessimo 10 km fonderebbe. Capito? Sì, anche lì è per conduzione, come no? Solo che lì, ecco, per fare la cosa al contrario, cioè arriva questo liquido, scusate, quando va verso il motore, non dico dentro, ma come dire, lo attraversa vicino, assorbe calore. Poi nel continuare il circuito, quell'acqua, quel liquido, diciamo, viene in qualche maniera raffreddato, quindi deve cedere calore. Ritorna al motore, quindi lì c'è l'effetto di assorbire calore dal motore e quindi abbassare la temperatura. Infatti, se ci si rompe il radiatore dell'automobile o perché c'è una perdita, esce il liquido, il motore rischia la fusione se non ci fermiamo istantaneamente quando ce ne accorgiamo. Ok? Perché arriva oltre una certa temperatura. Il motore è fatto di metallo, ragazzi, e ha una temperatura di fusione. Ok? Quindi c'è proprio. I componenti iniziano a deformarsi e ovviamente basta che si deformino anche per pochi istanti e quel motore è da buttare, non è che si può poi recuperare. Quindi è di conduzione, effettivamente, anche se al contrario. Nella convezione, stavo dicendo, che succede? Il radiatore, ma vediamolo esternamente, lui sostanzialmente è come se riscaldasse l'aria che gli sta intorno, no? Oh, il camino, c'è bella la fiamma, ma lì anzi ce ne accorgiamo ancora di più. Qual è l'aria che riscalda per prima? Quella che gli sta lì vicino. Se io accendo il camino e mi metto a 5 metri di distanza, appena acceso non sento nessun calore, non vi pare? Perché non è ancora arrivato lì. Quell'aria che viene riscaldata, che succede? Una caratteristica che ha l'aria calda è ha, potremmo dire, un peso specifico minore dell'aria a temperatura ambiente, più fredda. Quindi, avendo un peso specifico minore, tende a salire. Chiaramente, salendo quell'aria, spinge in giù l'aria che era più fredda. Ecco perché si parla di moti convettivi. Cioè, praticamente, noi non lo vediamo, ma se potessimo vedere l'aria, vedremmo lì un continuo muoversi di Ma aria. questo si mette sul camino, vedi tipo Eh sì, perché vedi, vabbè, sì, però non riesci, diciamo, a vedere proprio l'aria che è calda, che dovrebbe essere colorata per vedere qualcosa. Quindi avviene questo moto convettivo, quindi il radiatore riscalda l'aria per convezione, perché qui, vedete una cosa, ragazzi, non posso parlare di contatto, sì, quella parte di aria che sta vicino al radiatore potremmo, ma molto forzatamente dire che è in contatto, ma si muove continuamente, non è come il contatto fisico diretto tra due corpi o
come l'acqua che scorre in un tubo, va bene? Quindi lì, infatti, vedete, tanto è vero che ci sono questi moti convettivi e che l'aria calda tende a salire, che noi anche qui dentro, mo, se mettessimo il termometro qui a 1 metro, ci segnerebbe, che ne so, 20 gradi. Se noi con una scaletta salissimo di un paio di metri, quindi arrivare fino al soffitto con quel termometro, ci segnerebbe minimo 25-26 gradi, perché più sali in altezza in una stanza, e più l'aria è più calda, perché l'aria calda tende a ristagnare sopra. Vedete, questo è banalmente il motivo per cui se vivo in una zona in cui, come dire, fa freddo, no? Immaginate i paesi nordici, quindi la Scandinavia, la Norvegia, tutte quelle zone lì. Cioè, se loro avessero, delle volte come le nostre, a 4 metri, questo laboratorio è a 4 metri di altezza, il soffitto, il solaio, diciamo, di sopra. Ragazzi, per riscaldarlo, tenuto conto che appunto la temperatura esterna non è come sta mo' là, 13-14 gradi, ma è meno 10, meno 15, spenderebbero un'enormità, no? Di combustibile, energia elettrica, gas, quello che sia. Invece in quelle nazioni si tende a costruire le case più basse. Pure le nostre abitazioni solitamente stanno intorno ai 3 metri, 3 metri e 20, quelli sono gli standard. Lì trovate la casa dove semmai il soffitto sta a 2 metri, 2 metri e 20, ce lo potete toccare con la mano praticamente. Beh, vabbè, 2 metri e 20, dai. Diciamo, per esempio, non ci stanno i lampadari sicuramente, perché sennò sta cosa che penso, quindi quasi sempre messe al muro i punti luce. Quindi per dirvi perché è stato calcolato, che cosa? Che tutta la parte che io riscaldo di aria e va su, la riscaldo inutilmente, perché io cammino giù. Cioè, finché avessi, no, una di quelle case moderne con un soppalco, allora dici, ma quell'aria mi riscalda anche quella zona, quindi in qualche maniera, come dire, mi torna utile. Ma come abbiamo noi, no? Le case dove non ci sono solitamente soppalchi, queste cose qui, quella parte di volume di aria riscaldata che ristagna sopra è riscaldata inutilmente. Va bene? Quindi per un risparmio energetico e chiaramente anche di soldi, si tende dove fa più freddo a fare i soffitti più bassi, perché giustamente il volume di aria da riscaldare è di meno, la parte dispersa è molto meno. Va bene? Quindi questo è il modo di trasmettere il calore per convezione. L'ultimo modo è per irraggiamento. Ragazzi, pensate ai raggi del sole, chiaramente non solo quello, ma l'esempio che più ci viene è lampante. Provate a mettere, no, il classico effetto serra lì, pure in un'automobile, ma pure qui d'estate, il sole che entra dalle finestre, no, dai vetri, però in qualche maniera poi rimane imprigionato dentro, no? Quindi la temperatura di fuori sarà pure 30 gradi, dentro quando si crea quell'effetto serra, proprio che si chiama, quindi dovuto all'irraggiamento, semmai ce ne stanno 40, 50 di gradi. Pensate nelle automobili d'estate. Se io parcheggio un'automobile per varie ore sotto il sole cocente, no? Immaginate fine luglio, agosto, cioè lì dentro si arriva a temperatura anche di 60 gradi tranquillamente. Perché? Proprio grazie all'irraggiamento, cioè la luce entra attraverso il vetro, però poi l'aria, se i vetri stanno chiusi, l'aria riscaldata rimane lì. È vero che una parte di calore viene ceduta, ma molto meno di quella che entra. Se lasciamo un finestrino un po' aperto. E infatti allora permettiamo all'aria calda di uscire di più, quindi più è rimane aperto e più diciamo riusciamo a farlo uscire. Pensate che sempre per esempio nel discorso delle abitazioni, nei paesi nordici tendono a fare, vedete che questo laboratorio c'ha tutta sta vetrata ampia, no? A casa nostra abbiamo finestre così enormi, insomma difficilmente. Lì invece si tende a fare le vetrate perché proprio per sfruttare quell'effetto serra, cioè quei pochi giorni dove c'è il sole,
almeno nei punti in cui il sole batte, lì si cerca di costruire una vetrata, ok? In maniera che quindi il sole entri, l'aria calda, quindi per irraggiamento viene riscaldata quell'aria, e quell'aria calda rimane più o meno dentro, va bene? Quindi, infatti, ripeto, nelle nazioni nordiche trovate veramente un po' in tutte le stanze ampie vetrate, cioè a volte proprio intere pareti, tutta vetrata, che è sì una scelta estetica, ma anche molte volte una scelta legata a questo fatto del risparmio. Ma anche i tetti, molte volte li fanno con delle vetrate, degli spessi vetri chiaramente che isolano. Esatto, no, proprio immagina proprio la parte del tetto, dove non dico mo tutto, ma grossi pezzi di tetto dove c'è come una finestra, diciamo, va? Quindi non solo vabbè, dà la luce, più luce, tutto quanto, ma anche per sto fatto qua, per dare un po' di calore quei pochi giorni che hanno il sole. Beh, per noi costruire ampie vetrate su un tetto, sì, potrebbe pure andare bene d'inverno, ma immaginate se uno ci abita lì d'estate, sarebbe un forno proprio, quindi è chiaro che è una soluzione che anche quando viene fatta nei nostri posti, cioè stanno vetrati, ma molto piccoli, relativamente piccoli. Come fa? Come? Che sono in che senso come fanno? Beh, vabbè, se sono proprio grattacieli, mo ha detto Piccolo Antonio, là c'è un sistema di aria forzata che quindi, infatti molti grattacieli, soprattutto quelli a ufficio, cioè le vetrate sono bloccate, cioè non c'è manco la possibilità di aprire il vetro, proprio perché c'è un sistema di condizionamento. Però pure lì, ecco, la scelta di fare tutta vetrate è proprio molto spesso indicata in questo senso, cioè di sfruttare durante l'inverno almeno il fatto che un poco entri per l'irraggiamento, quindi riscaldi l'aria. È chiaro che poi d'estate poi ci saranno dei sistemi, no, per oscurare, tipo persiane, queste cose qui. Insomma, perché per i grattacieli è diverso, là sono fatti apposta per il periodo proprio. Eh sì, insomma, anche per alleggerire, insomma, stanno varie. Infatti poi i grattacieli non sono più fatti di così cemento armato, sono praticamente metallici, strutture proprio a blocchi metalliche enormi. Va bene, ok ragazzi, quindi questi un po' i tipi di moti, vabbè, mo pensavo i moti convettivi, di trasformazione, trasmissione del calore. Almeno vedete, abbiamo completato proprio sul calore. Adesso abbiamo veramente detto tutto, l'abbiamo definito, abbiamo quantificato e abbiamo anche detto come si può trasmettere. Va bene.